Salve a tutti. A volte può capitare che con Office 365 ci siano delle difficoltà ad avviarlo, ad installarlo, a disinstallarlo. Questa è una cosa che Microsoft sa già e ha preparato comunque un file che dovrebbe correggere l'errore. Può capitare che però l'errore non sia dovuto a conflitti interni fra Office o non sia dovuto a impostazioni sbagliate da parte del programma stesso. Può capitare infatti che ci siano dei programmi in background che impediscano l'attivazione di questo prodotto o impediscano l'installazione e la disinstallazione di questo prodotto. Vediamo adesso come fare a risolvere questa problematica senza distruggere il registro di configurazione del sistema. Facciamo bandierina e apriamo il menu. Ci scriviamo msconfig, premiamo invio e qui si apre la finestra di configurazione del sistema. Ma vedete, qua ci sono i servizi in più che noi abbiamo nel nostro sistema. Nascondiamo quelli di Microsoft che sono necessari per la maggior parte delle volte. E se proviamo a disabilitare tutti questi servizi, premendo OK, ci verrà chiesto di riavviare il sistema. Quindi riavviamo il sistema e vedrete come poi la suite di Office dovrebbe funzionare correttamente. Per identificare qual è il problema, dobbiamo poi successivamente entrare sempre nella configurazione del sistema e vedere uno per uno quali sono le cose che ci danno noia. Una cosa potrebbe essere, per esempio, il Battelayer, che è un servizio antitrucchi che viene installato da Steam, viene usato molto in Steam, e monitora e direttamente chiude i programmi background che non riesce a riconoscere. Quindi, quando si aggiorna un programma e Battelayer non è ancora aggiornato, possiamo avere questa problematica che lo chiude direttamente. Spero che il video sia stato utile a qualcuno. Se è stato utile, mi fa piacere. Ricordatevi di iscrivervi al canale.